Credo che molti cittadini romani abbiano rabbrividito quando hanno appreso di questa notizia che arriva dritta dritta dal comune di Roma. Stiamo parlando di un'indagine della capitale, dei PM della capitale, che vede coinvolti 197 persone, tra cui anche l'ex responsabile del Dipartimento Risorse Economiche del comune di Roma, fatti che riguardano un periodo che va dal 2012 al 2014 e tocca un tema molto caldo nella capitale, ovvero le multe. Dal 2008 al 2014 sono state circa 14.000 le posizioni debitorie, cioè le multe illegalmente cancellate, per un totale di circa 16 milioni di euro. Cerchiamo di capire come è arrivata questa notizia, che cosa significa, insomma, che cosa ne sanno direttamente al Comune di Roma. Noi abbiamo il piacere di ospitare il consigliere del Movimento 5 Stelle, Pietro Calabrese. Ben trovato, buongiorno consigliere. Buongiorno a tutti. Allora, subito una precisazione. Ovviamente noi come amministrazione, visto il segreto istruttorio, insomma la riservatezza da parte della magistratura, non abbiamo dati. Ovvio. Insomma, quindi rispettiamo, anzi ringraziamo la magistratura, questo l'ho scritto, l'ho detto anche in altre situazioni, da ieri a oggi è un proliferare, giustamente come ha detto lei, tutti i cittadini sono un po' saltati sulla sedia. Io forse credo che più che saltare sulla sedia, molti magari sapevano, perché no, a Roma c'è anche un po' questa leggenda della cancellazione della multa. Sì, l'amico, l'amico della polizia municipale, conosco. No? Ecco, allora, sicuramente c'è una cosa molto negativa che emerge da questa cosa, ma c'è anche un dato positivo. La cosa negativa ovviamente è che purtroppo in questa città, come ha detto anche il procuratore capo nei giorni scorsi, la corruzione fa ancora parte, insomma, del nostro territorio. E purtroppo, insomma, serve tempo. Abbiamo visto a Milano, ci ha messo molti anni prima di emergere, di riemergere, di poi cercare anche, no, di far vedere i segnali fisici, sì, la riqualificazione della città, la trasformazione, la realizzazione di opere importanti, quale appunto le metropolitane, i nuovi tram, insomma, parchi, situazioni ovviamente di riqualificazione urbana molto molto importanti. Anche Roma deve fare questo passo. Non abbiamo tutti questi anni che ha avuto Milano. Noi stiamo dicendo, insomma, che giustamente stiamo lavorando con una energia probabilmente mai vista, i cui risultati piano piano cominciano ad apprezzarsi, e sul piano della legalità avete visto tutti, insomma, abbiamo dato dei segnali inequivocabili. Quindi la notizia positiva è che, no, i romani finalmente si comincia a vedere una corrispondenza tra quella che è l'attività della magistratura con quella che è l'attività anche dell'amministrazione. Questo significa che le altre amministrazioni non sono state poi così convinte nel portare avanti i temi della legalità, perché noi adesso stiamo parlando di un periodo storico, no? Che è quello delle indagini comprese appunto fra il 2008 e il 2014, insomma forse anche 2010-2014, sono stati anni particolari, ma io non credo che tutto si possa circoscrivere in un determinato periodo storico, indipendentemente da quelle che sono state le amministrazioni, il colore delle amministrazioni. Cioè, credo che questo sia un malcostume che si è perpetrato nel tempo in generale nella nostra città. Sì, io credo, mi perdoni se vado un po' anche oltre, credo che oltre a una questione di malcostume si tratti anche di una questione di una certa, come dire, sottocultura, sì, nel senso che l'amico dell'amico, ma anche all'interno dell'amministrazione, io copro te, tu copri me, tanto il sistema è questo, no? Nel senso, ha comportato negli anni che le situazioni si sono sempre più rese capillari, quindi il fenomeno della corruzione ha investito dalla situazione, ecco, più spicciola come queste, appunto la cancellazione di una multa, fino a situazioni molto più come dire, importanti, che hanno riguardato in alcuni casi anche centinaia di milioni. Poi, per carità, la magistratura sta portando avanti anche, certo, i fascicoli e tutto quanto il resto, sappiamo tutti i dossier che ci sono, insomma, in ballo anche da parte della nostra amministrazione, perché come sapete anche rispetto ad alcune delibere recenti su alcune situazioni, alcune partecipate, insomma, abbiamo cercato, no, di mettere una linea rossa di demarcazione tra quello che era la gestione amministrativa
precedente e la nostra. Sì, perché questo poi c'è da dire, ecco, perché c'è da dire una cosa effettivamente, indipendentemente da quello che è l'indirizzo politico, sicuramente poi un atteggiamento nei confronti, no, anche della, dell'amministrazione in generale e di tutte le persone che lavorano per l'amministrazione e anche per le municipalizzate, può cambiare, può dare un segno di discontinuità. Io insomma sono sempre meravigliata quando leggo i dati dell'astensionismo in ATAC, ma guardi, non è una polemica, è semplicemente da cittadina, no? Certo. Quando mi rendo conto che insomma da parte dei lavoratori non c'è voglia né di rispettare un contratto né di effettivamente essere consapevoli e responsabili, però questa poi ognuno al suo, ci rimette la collettività. Ma togliere 16 milioni di euro dalle casse del comune quando tutti i cittadini romani che prendono le multe si lamentano del fatto che vengono spremuti per far cassa e poi arrivano cartelle perché magari non si riesce a pagare una multa e poi si scopre che persone come il presidente Lotito, adesso ovviamente è tutto da vagliare, no? Lui è tra ovviamente le persone che vengono citate in questa multopoli, non hanno pagato per anni le multe, come dobbiamo regolarci? Beh, allora, per quanto riguarda la questione legata ai VIP, sconcerta un po' il fatto che proprio chi magari non ne avrebbe bisogno, no, ma non perché sto andando a giustificare questo tipo di attività. Ma io proprio su questo la volevo, criminale. Ecco. No, è da proprio la misura, no, della sfrontatezza da parte di alcune classi, che comunque sono classi dirigenti, perché in alcuni casi si tratta di persone che gestiscono non solo società sportive, come nel caso insomma, del presidente di una delle due squadre della capitale, ma anche attività molto importanti. Fermo restando insomma che fino all'ultima sentenza da parte della magistratura, certo, tutti sono innocenti, ma questo lo diamo per scontato, anzi lui ha detto che chiarirà la sua posizione, quindi assolutamente, per carità, però il fenomeno insomma della magistratura è uscito allo scoperto con così tanti indagati che probabilmente sono solo la punta dell'iceberg, perché poi consideriamo anche che quando la magistratura fa un'attività di indagine non è che può indagare chissà quante migliaia di persone, poi alla fine riconduce il tutto a poche persone, in questo caso sono 197 e il numero è veramente sconcertante, 14.000 comunque sanzioni cancellate, adesso 16 milioni più, non lo so quanto sarà, perché poi alla fine secondo me è prematuro avere dei dati certi. Il fenomeno però appunto è emerso, ripeto, probabilmente per molti non è neanche una sorpresa, ma adesso cominciamo a ragionare su alcuni dati e fatti comunque sono sottoscritti, perché ci saranno insomma anche delle intercettazioni, dei pedinamenti, tutta un'attività, la solita attività insomma investigativa da parte della magistratura a supporto insomma delle varie istanze, no, di richiesta di rinvio a giudizio e quello che riguarda i GIP e tutti i magistrati della procura. Però ecco appunto, insomma, è importante per i cittadini vedere che finalmente si comincia a vedere una corrispondenza, come dicevo prima, tra l'attività della magistratura che non ha mai smesso, insomma, fondamentalmente. Forse adesso emergono questi dati in maniera molto più copiosa, ma perché evidentemente il fenomeno, appunto, come dicevo prima, era arrivato a dei livelli estesi che i dati purtroppo sono questi. Una corrispondenza tra l'attività della magistratura e la nostra di attività che, per quanto si possa criticare, io sono tra i consiglieri che ammetto insomma che anche noi insomma siamo criticabili, non è che siamo assolutamente perfetti, tendiamo alla perfezione, ma ovviamente essendo umani anche vorremmo, al di là del fenomeno quello più eclatante dell'abbattimento delle case, insomma delle villette di Casa Monica, non fatto per 22 anni, ci sono degli episodi uno dietro l'altro che dovrebbero dare la misura insomma di come ci stiamo battendo, no? Ad esempio l'altra settimana è emersa l'altra inchiesta riguardo ai 30 arrestati rispetto all'attività illecita sui rifiuti, che non riguardava soltanto i roghi tossici, ma anche tutta una serie di attività, quindi il pedinamento per andare a rintracciare, no, la filiera, compresi anche chi faceva di questa attività un affare legato alla ricettazione. Insomma, no, lì abbiamo visto come sono emersi due nominativi che riguardano degli automobilitori che noi comunque abbiamo già chiuso, eppure lì c'è un lavoro immane, perché poi quello che sto sempre dicendo ultimamente è che comunque
ad esempio, no, queste indagini della magistratura riguardano il periodo tra il 12 e il 14, sono 2 anni, e però sono emesse adesso, a inizio 19, quindi sono passati 5 anni, 5 anni di indagine. Significa che comunque ci vuole tempo soprattutto per avere la certezza di non sbagliare, certo, non commettere le prove. E questo è ancora più vero da parte della nostra amministrazione, perché come sapete, mentre nel caso, ecco, della magistratura, se fanno degli errori, poi alla fine, per carità, pagano anche i magistrati, ma il danno rispetto alla cittadinanza è, no, non è che proprio c'è, no? Dal punto di vista, ecco, dell'amministrazione invece bisogna avere proprio la certezza, perché poi eventuali danni con ricorsi e pagamenti da parte dell'amministrazione comporta comunque un pagamento con le casse comunali, che sono soldi di tutti i cittadini. No, ma poi, esatto, la responsabilità è anche maggiore. Esatto, il problema è che ci rimettono tutto. Ma infatti, consigliere Calabrese, il prossimo passo che i cittadini chiederanno, comunque, insomma, io mi aspetterei che fosse così, e che l'amministrazione, insomma, prendesse in mano la situazione e facesse una sorta di pulizia, ovviamente con tutte le garanzie del caso. Noi non vogliamo essere giustizialisti, però nel momento in cui c'è un sistema di corruzione, perché di questo stiamo parlando, perché non credo che i dirigenti del comune, adesso vedremo chi sono i funzionari, abbiano fatto tutto questo così tanto perché volevano farlo in amicizia, allora bisogna ovviamente evitare che questo si ripeta, che questo sistema possa inquinare ancora. Quindi, servono gli strumenti. Esatto, quello che io le chiedo, ma è possibile poi fare pulizia all'interno? Ecco, volevo arrivare proprio a questo. Innanzitutto bisogna ringraziare il nostro ministro Bonafede e tutta la nostra forza politica, perché in pochi mesi hanno attuato uno dei punti del programma che era atteso da decenni, lo dicevano gran parte dei magistrati che stanno in prima linea su questo fronte, insomma, no? La nuova legge contro la corruzione è uno strumento che concederà anche alle amministrazioni locali come la nostra di poter fare dei passi. Però, ecco, vanno valutate anche tutte quelle norme, giustamente anche a garanzia dei lavoratori, tutti i lavoratori, non solo gli apicali. Mi permetta una parentesi, tra i lavoratori ci sono tantissime persone brave, oneste, soprattutto in ATAC, in AMA, si stanno in questo periodo spaccando la schiena, perché gli abbiamo chiesto ovviamente un carico straordinario, esattamente un po' straordinario come lo stiamo affrontando noi. Però è chiaro che ci sono delle sacche che sono riconducibili a tutta una serie di situazioni, parentopoli, NATAC, lo ricordiamo tutti, ma aveva coinvolto anche AMA, quindi ci sono delle sacche, no, dove ovviamente all'interno ci sono delle cose, insomma, che non sono proprio esattamente il massimo riferito all'interesse pubblico. Però anche lì ci sono delle norme, insomma, che bisogna rispettare. Anche noi abbiamo trovato comunque degli ostacoli rispetto a determinate attività, perché appunto noi abbiamo dei dirigenti comunque che sono in ogni caso indagati, ma non li puoi rimuovere perché sono indagati. Certo, puoi fare un'attività, questo è chiaramente di competenza esclusiva della sindaca e lo ha fatto, per poterli, no, magari evidentemente mettere a dirigere situazioni che sono, come dire, leggermente meno impattanti su quello che è l'interesse pubblico rispetto al panorama generale, ma più di questo non puoi fare, anche perché loro hanno comunque la loro sindacalizzazione, dei lavoratori, chiaro, ricorso, tutto quello che riguarda, insomma, l'attività. E non è così semplice, no? Arrivano i 5 Stelle, fanno la bula rasa, tagliano, non è così. Si sta lavorando ovviamente per fare questa operazione di pulizia, per pulizia si intende dare la garanzia al cittadino, ecco, che le cose vadano sempre verso la massima trasparenza possibile degli atti, soprattutto quelli che riguardano comparti economici, fondi, appalti. Anche sui appalti avete visto il grande lavoro che è stato anche, come dire, apprezzato dall'ANAC rispetto a quel passato che vorremmo cancellare una volta per tutte. È un lavoro immane, ripeto, serve tempo, però ecco, questi sono segnali importanti, perché il cittadino, secondo me, da quello che ho visto, poi sono anch'io come lei un cittadino, siamo un po' tutti stanchi, no? Sì, siamo stanchi, soprattutto appunto sapere che, esatto, che a questo scempio. No, ma poi 16 milioni di euro, quando vanno a fuoco gli autobus perché non ci sono i soldi per manutenerli, perché manca il personale, perché il sistema, insomma, è arrivato al collasso, 16 milioni di euro facevano comodo, ecco, diciamo la tutta. Io sono, non vorrei, come dire, fare terrorismo, però il fenomeno è leggermente più impattante, sì, no, leggermente, mi perdoni l'eufemismo. Grazie per la partecipazione, buon lavoro al consigliere Pietro Calabrese del Movimento 5 Stelle al Comune di Roma. Buona giornata, grazie. Buona giornata anche a tutti voi, grazie. Alla prossima.